Ciao, io sono Lea e lui è Pablo. Vi diamo il benvenuto sul nostro canale e vi ricordiamo di metterci un like e di iscrivervi. Allora, come vi avevo promesso, oggi ci sarà l'unboxing per quanto riguarda il calendario dell'Avvento. Vi racconto un piccolo aneddoto. Quando sono andata a prendere il calendario, sono entrata in profumeria, ho preso il calendario, me lo sono fatto anche impacchettare. Poi siamo passati in pasticceria a prendere il nostro dolce preferito, che sono i babà con la panna. E il pasticcere ce l'ha impacchettati, io intelligentemente, e per questo voglio vedere tutti gli applausi sotto nei commenti, ho messo il vassoio del babà all'interno della busta dove c'era il calendario, ma invece di metterlo così, l'ho messo così. E quindi che cosa è successo? Ho colato tutto il rum all'interno della busta, sporcando la busta e il sedile della macchina e ovviamente anche il pacco del calendario. E questo è il risultato. Eccolo qua, non so se lo vedete. Chiaramente si è tutto rovinato e bagnato. E mi sono sentita la donna ovviamente più intelligente del globo terrestre. Andiamo con lo spacchettamento. Intanto questo è il calendario. Vi metto un pochino più giù, così potete vederlo. Perfetto. Vediamo se la confezione si è rovinata. No, devo dire non più di tanto. Buttiamo anche questo. Ed ecco il nostro calendario dell'Avvento. Allora, già vediamo il packaging che è veramente, veramente delizioso. Ho adorato totalmente il packaging del calendario dell'Avvento di Douglas. Ce n'erano vari, però io ho scelto esattamente questo perché dentro ci sono prodotti di make-up. Andiamo ad aprirlo. Adesso dobbiamo capire come si apre. E non è affatto semplice. Ho detto che non era affatto semplice, invece è semplicissimo perché questo è chiuso così. Qui c'era un adesivo che bisogna chiaramente levare e si apre in questo modo. Molto, molto, molto carino. E adesso andiamo a vedere la prima casella. Apriamo. Il numero 1. Vediamo cosa c'è. Ok. Allora. Esattamente. Ok, un rossetto. Eccolo qua. Rosso, Natale. Molto bello, sempre tutto marca Douglas. Scusate, ma non resisto, lo devo aprire, ve lo voglio far vedere, lo voglio switchare e me lo voglio anche mettere. Non riesco. Poi avrò bisogno di voi anche perché mentre lo apro vi parlo. Ok. Vediamo un po'. Ok, questo è il rosso. Voglio metterlo. Io non resisto. La profumazione è deliziosa.
Consistenza perfetta e profumo delizioso. Ragazzi, io credo che questo sia veramente il rossetto che userò per la sera di Natale, perché io adoro mettere il rossetto rosso in generale. Ne compro tanti, ne provo tanti, il rosso non mi sta poi così bene, però io insisto e me li compro perché mi piace avere tanti rossi, di qualsiasi tipo, di qualsiasi marca, di qualsiasi diciamo colorazione, più scuri, più chiari, più brillanti, meno brillanti, che durano tutto il giorno, che non durano neanche 5 minuti, però mi piace sempre averli. Non mi stanno, il rosso non è un colore che mi sta benissimo, però comunque ogni tanto a me piace metterlo. Certo è che la sera di Natale ci sta, quindi io quest'anno metterò esattamente questo perché è veramente top. E questo era il primo prodottino. Andiamo col numero 2. Andiamo avanti, vediamo invece cosa c'è. Quanto mi piace scartare, mamma mia. Ok, allora c'è una cosina rosa molto carina, una bustina. Apriamo. Dentro c'è un'altra bustina. Io spero di non rompere niente perché cos'è sta roba? Questo foglietti di carta. Oddio. Con altro foglietto di carta. Tutti i foglietti di carta rosa. Che ci devo fare? Non c'è scritto neanche che. Non vorrei che così a naso. Non c'è scritto che sono. Secondo me potrebbero essere tipo il sapone portatile, cioè tipo che ne so, vai all'autogrill, ti porti questo e fai da sapone. No, vabbè, non lo so e lo scopriremo solo vivendolo. Non, veramente, ragazzi, scusate, non so cosa sia, e dopo lo proverò e vi farò sapere. Andiamo con il numero. Dicono che sia il numero perfetto, a me invece mi piace il 22. È il mio numero preferito, adesso ve l'ho detto. Il 22 è il mio numero preferito, è il mio numero porta fortuna. Intanto io sto smembrando il calendario dell'avvento. Eccolo qua. Questi butto. E c'è tanta roba. Un bellissimo, bellissimo smalto. Ragazzi, guardate la bellezza. La bellezza di questo smalto rosso scuro, esattamente come piace a me, perché io quando metto lo smalto non mi piace il rosso chiaro, per intenderci il rosso Ferrari, non mi piace né sulle labbra né tantomeno sulle dita, né dei piedi né delle mani. A parte che sui piedi eccezionalmente metto lo smalto rosso d'estate col piede abbronzato, perché il colore sui piedi, per me, a mio gusto, deve essere il nude, perché mi dà una sensazione di piede pulito, le unghie devono essere cortissime o comunque un color latte, se non carne, latte. E, altrimenti un rosso. Il rosso lo preferisco sulle mani ed è sempre molto, molto, molto elegante. Eccolo qui. Meraviglioso, ragazzi, veramente meraviglioso. Sto rimanendo molto molto bene. Era il numero 3. Andiamo al numero 4.
444, eccolo, vedo una cosa lunga, piccina. Credo che lo smalto lo regalerò alla mia mamma, perché lei adora mettere lo smalto rosso anche sulle mani, sui piedi, ovunque. Ok, allora, non si stacca, vabbè. In realtà non vanno staccati come sto facendo io, staccati, smembrati, strappati, vanno semplicemente aperti. Però ci frega niente. Ed ecco qui un carinissimo e delizioso pennello. Molto, molto, molto carino. Davvero delizioso. Credo che sia anche molto funzionale. E lo mettiamo da parte, non lo so, da borsetta, tante volte, non so. Vi portate qualche ombrettino, qualche cosa, per ripassarlo durante la giornata. Si sa mai. Ok, number 5. Andiamo avanti. Ok, io continuo a smembrarlo. Oh, ok, qui ci vuole un po' di violenza. Cinque. Un bellissimo ombretto. Devo dire molto, molto carino, nude. Adesso lo proviamo subito con il pennello. Questo per fare i punti luce. Ragazzi, non posso farvelo vedere perché non si vede nulla. Proviamo a metterlo. Io me lo provo a mettere qua, così. Questo per fare i punti luce, non so se vedete. Io cerco di guardare in camera il più possibile. Ok. Adesso credo che lo vediate. Molto carino. Non natalizio, ma carino. Per fare qualche sfumaturina, un trucco naturale, ci sta. Ci piace. 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Dov'è? Starà vicino al 7? Eccolo! Questo è grande, grande. Io intanto l'ho spinto avanti con tutto il mio peso e voi non vedevate assolutamente nulla. Il 6 è qui. Capello. Ok. Adoro. Allora, io vi devo confessare che ho una passione per le palette. Poi voi mi direte, fai la makeup artist? No. Che ci devi fa? Che ci devo fa? Niente. Però mi piace averle, quindi ogni tanto io le compro, uso quei 2 o 3 ombretti che mi interessano, perché poi chiaramente non è che metto tutti gli ombretti, tutte le colorazioni, perché non si può, e poi magari la palette viene regalata a qualche mia amica. Che devi fare? È così. Ci abbiamo le fisse. Allora, questa è una palette carinissima, molto, molto, molto natalizia. Adoro, poi piccolina, così veramente da portare in borsa. Voi direte, dove ci va in borsa con gli ombretti, le palette? Vabbè, non si sa mai. Ok, veramente, veramente adorabile. Queste sono le colorazioni. Non so se riuscite a vederlo bene. Ok, adesso la vedete bene. E quindi c'è un oro, un bronzo, un marrone scuro, un tortora, un carne e un viola. Il viola io non ce l'avevo come colore. Quindi, top.
6. Andiamo al 7. Il 7 l'avevo visto, era qui. Apriamo, 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 apriamo. Vedo una cosa un po' lunga. E quindi sì. Matitina nera. Anzi, che cos'è? Un eyeliner? Ah, lip liner. Quindi contorno labbra, ovviamente, dello stesso colore. E già lo sapevo. Andiamo a provarla subito, neanche ve lo dico, io la provo direttamente perché c'ho l'impulso. Bellissima, se vedete che ho già il contorno scuro, poi magari un giorno un po' lontano. No, scherzo, non lontano, però vi farò vedere non mi farò vedere senza trucco perché forse non è il caso, però vi farò vedere le mie labbra proprio al naturale, quindi senza fondotinta perché ho le labbra tatuate, quindi se vedete un contorno nero, diciamo un colore un po' scuro sotto al fondotinta perché ho il tatuaggio semipermanente alle labbra. E questa matita è fantastica. Una parola, fantastica. Ed era 7, 8. Ho rotto anche questa. No. Ok, questa è piccolina. Perfetto. Sono delle pinzette. Mini pinzette. Eventualmente andate a fare un fine settimana fuori. Ve lo portate senza portarvi. Le pinzette non sono chissà quale peso e chissà quale grandezza, però sono così. A noi così piccole ci piacciono e le possiamo anche mettere in borsetta eventualmente. Quando siamo in macchina, vediamo un peletto, siamo in mezzo al traffico, tic tic, vediamo, fatto. Adorabile. Ed era il numero 8. Andiamo al 9 che sta da quest'altra parte. Ok. Ci sta anche questo. Oh, comunque, questi calendari se le fanno sudare le cose. Allora, base e top coat. All in one. Quindi io credo sia il trasparente più il rinforzante. Tutte e due in un solo prodotto. Ci sta perché abbiamo questo e abbiamo questo. E questi li regalerò alla mia mammina. 9, 10. Io ragazzi vado avanti perché in realtà non è che ci sia molto da dire, sono smalto trasparente, quindi 10, 10, 10, 10, 10, non 10, 10. Ok, ottima anche questa, una limetta per le unghie che davanti è così e dietro è così, divertentissima, molto carina anche questa piccolina da portare in borsetta in ufficio o quando andate a fare il fine settimana a casa dove vi pare, insomma è veramente molto molto graziosa. 10, 10, 11. Smembriamo anche l'11. Io non so se sono io che strappo tutto così oppure se lo fate anche voi. Ok, questa è una matita per occhi waterproof ed è così, si apre, c'è la mina, apri, chiudi, nera, semplice. E io in realtà non metto matita nera, eyeliner. Se le metto, le metto molto 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 raramente perché da un po' di anni a questa parte non mi vedo bene con un occhio un po'
troppo scuro. Però devo dire che quando invece mi faccio la riga delle liner, lì per lì, magari dico, dove vado? Che me sono messa? Invece poi, effettivamente chi mi vede dice, no, ma stai bene, che bello questo trucco, quindi ogni tanto ci sta. Ok, era 11. Passiamo al 12. Il 12 è piccolino. Questo ci piace. E ci piace per un motivo. Non perché è utile, perché è tutto rosa. Ed è un temperino. Non so se lo vedete. Eccolo qui. Ed ecco qui. Per la mina grande e la mina piccola. Si apre. Fa sempre comodo all'interno del nostro beauty, però è veramente veramente delizioso questo piccolo cubo rosa che poi si intona anche con me. Andiamo avanti ed era il 12. 12, 13. Prima vi stavo dicendo che ve lo chiederò nei prossimi video, avrò bisogno di un vostro consiglio per quanto riguarda il mio colore dei capelli. Ne riparliamo un po' più là. Ok. La matita bianca per fare i punti luce. Allora, la matita bianca io la usavo da ragazzina. Andava di moda, quindi mettevamo la matita bianca. E, ultimamente non la mettevo più, ma non si mette solamente per una questione, diciamo, sugli occhi, tipo eyeliner, matita, ma si mette anche o dentro o anche intorno alle labbra o per definire bene una riga dell'eyeliner. Quindi questa molto molto utile. Top. Devo dire che sto rimanendo sorpresa, piacevolmente sorpresa. Non me l'aspettavo, non mi aspettavo tutti questi prodotti così sfiziosi e utili oltretutto. 13, 14. Vediamo 14, 14. Allora, ve le faccio vedere. Allora, io queste non le uso perché insomma me le faccio io da sola così a mano libera. Sono per disegnare le sopracciglia. Un'altra mia fissa è proprio sono proprio le sopracciglia. Ed eccole qua. Sono fatte in questo modo. Io le avevo comprate nel 2020, eravamo in pandemia, però erano quelle adesive e dopo un po' non si attaccavano più, insomma, ecco. Invece queste qui sono di plastica, eventualmente se le sporcate con la matita, insomma, il pennarello, quello che usate, poi si possono anche pulire sotto l'acqua e ritornano come nuove. Questa è una bellissima idea, devo dire. Non utile precisamente a me, ma utile. Ok, ed era 14, 15. Ok, anche qui la forma è piuttosto lunga. Questo credo che sia il pennello per le sopracciglia. Punta finissima. Colorazione, ragazzi, veramente perfetta. Eccola qua. Vi faccio vedere come scrive.
Allora, non so se dalla telecamera risulta poco scrivente, invece è scrivente. Il colore è, sì, mi piace, è un po' chiaro per me, però la userò. Ed era 14, 15 e andiamo al 16. 16 è una cosa piccolina, sempre lunga. Ok. E questo è un altro pennellino delizioso per pettinare le sopracciglia. Tra virgolette, molto molto utile. 17. Il 17 ci piace già. Adesso ho il rosso, non posso provarlo, ma lo switch sulla mano ed è questo Nude Shine. Questa è la colorazione. Lo proviamo accanto al rosso, bellissima. Ragazzi, veramente bellissima. Ve la faccio vedere. Sopra il rosso, molto 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 bella. 16, 17 l'abbiamo fatta, 18, 17, 18, 18, 18, eccolo. Anche questo rosso Natale, una spugnetta morbidissima per il fondotinta. Eccola qua, molto carina, rossa. Fa sempre comodo. 19. Anche questa ha una forma un po' particolare. Io ragazzi ci vado proprio di unghia così. Sentite la plastica sotto? Non si apre, ok. Allora, eccolo qua. L'olio per le cuticole. Cuticole. Lo apriamo. Ed eccolo qui. Questo si mette sulle cuticole e poi si massaggia. Prodotto veramente utile, perché ci sono in questo calendario dell'avvento ci sono tanti prodotti sfiziosi, ma anche tanto tanto utili. Passiamo al numero 20. Momento ASMR. Il 20 è questo. Per pulire i pennelli. Eccolo qui. Molto carino, utile. Io già ce l'ho, però. Non. Anche doppio va benissimo. 20, 21. Eccolo qui. Oggi è così, niente. Scusate, ma io devo staccare tutto. Allora, Makeup Removing, occhi e labbra.
anche questo piccolino da portare con noi quando andiamo in vacanza e dove ci pare. 21-22. No, vabbè, la forma è straordinaria, è veramente molto carina, tipo a goccia. E anche questa super super rosa. Ed è una spugnetta per mettere la cipria per andarci a tamponare. 22, 23. Siamo quasi arrivati, eh? 23. Lo smalto bianco, bianco bianco matte, per fare eventualmente, se ci va, un French o anche per metterlo su tutta l'unghia. Eccolo qui. Sempre utile averlo nel nostro beauty della manicure. E ultimo, ultimo, ultimo prodotto. Siamo quindi al numero 24. E non poteva mancare un mascara. Eccolo qui. Il mascara, ragazzi, mi dispiace, ma è assolutamente immancabile all'interno di un beauty o di un make-up. Io per il mascara sono veramente patita. Ed eccolo qui, con il suo pennellino, molto semplice, però molto molto utile. Lo proverò e vi farò sapere come mi sono trovata. Eccolo qua. E con questo abbiamo concluso. Io spero che questo video vi sia piaciuto e spero che questa unboxing vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, iscrivetevi al canale, mettete un like e seguiteci sul nostro canale Lea e Pablo, canale di Instagram ovviamente Lea e Pablo. Vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine, vi do un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video.